Girls, come state? Bentornati nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Ci siamo appena alzate e mattina presto. Selena oggi non è andata a scuola perché ieri era il mio compleanno. Questo è il mio primo video da ventenne. Raga, ho 16 anni. Ho 16 anni, non è mai successo questa cosa. La mamma è giovane, non ha 20. Ieri abbiamo fatto un po' tardino per le piccoline, quindi ho preferito non mandare la Serenica all'asilo perché appunto ha fatto tardi e di conseguenza è andata anche a letto tardi. Dall'altra parte invece abbiamo la nostra capellona, che adesso gli vado a prendere anche una molletta oppure una lastina, perché sennò le vanno tutti i capelli in faccia. E nel frattempo vi racconto anche come è andata la giornata di ieri, come eravamo e come l'abbiamo trascorsa. Facciamo colazione anche. Allora, amore, voglio che stai attenta con quel tubo se continui ad usarlo. Non è un tubo. Sì, è un tubo. Perché? È un tubo, quello serve per quando andiamo al mare oppure in piscina, che con quello spari. Non ci posso credere, sti elastici, giuro che la prossima volta che e ne trovo altri li butto e ne compro altri. Li odio, è impressionante. Lilli pronta con il suo ciuccino. Ieri siamo anche andate alle Befane e abbiamo comprato qualcosina che mancava per casa, quindi la sistemo adesso, visto che ieri non avevamo fatto in tempo perché eravamo super stanchi e siamo finiti seduti nel letto. Eccole, ed è tutto il cibo. Abbiamo preso delle patatine, della cioccolata. Questa era terra di mia sorella, non era mia. Le lenticchie che ci erano finite, sono buonissime. L'altro giorno avevamo fatto la spesa e ci eravamo dimenticati un sacco di robe, quindi anche il tonno, super super importante. Oggi faccio il sancocio, quindi mi serve per farti il tonno. Queste qua che non ho capito che cosa sono, ma le ho prese te. Ecco per la Madison, guarda, guarda anche tu, è piena di animaletti. E c'è scritto che la possono mangiare da 10 mesi, la Madison ha quasi 11 mesi, quindi l'abbiamo assolutamente presa per provarla. Sono tutti animaletti della fattoria, hai visto? Sì. Anche tu sei piccola, eh? Questo qua è il regalo che ho chiesto al mio topo di farmi per il mio compleanno. Uno baby Yoda. Quanto è carino. Quanto è carino la baby Yoda. Solo che non so se togliere, non so se togliere l'etichetta, perché secondo me perde valore. Non sono sicura. Fatemi sapere, perché se no la tolgo, ovviamente. Però quanto è carino. È mio. Oh, scusa, è mio. Abbiamo una torta pronta e un impasto per finire di fare dei biscotti che stavamo preparando, e ci serviva una di queste perché ne abbiamo soltanto una che è quadrata e che non si apre come questa qua, quindi ho preso uno di questi. Poi era finito il latte della Madison, che lei prende il Neo Latte 2 e lo ama tantissimo. Quindi abbiamo ripreso una scatola, che poi in realtà non è che lo prende più come quando era piccola, ovviamente. Di solito lo prende soltanto la sera, a volte anche per colazione, ma di solito la sera e basta. Per andare a dormire, che tipo la culla da Dio, e lei si addormenta nel biberon. E sono i fagioli che ci serviranno per fare il sancocio di oggi. Dopo ha preso questi qua, che sono degli stuzzicadenti, un Gatorade gigante. Guardate che bella, mi ha preso il nuovo piatto per la Schele. Unicorn, lei adora l'arcobaleno, lei adora gli unicorni. Quindi era troppo carino per non prenderlo. E già che eravamo lì, abbiamo preso un po' di carne, verdura per la Madison. Questo è cavallo, queste sono verdure miste. E poi in realtà ho anche le verdure fresche e oggi cercherò di fare in tempo per farle. Allora, questo qua è il ragù per la Madison. Adesso mangiamo, amore, facciamo colazione. Questo è sempre il ragù di vitello per la Madison. Adesso sistemo tutto e facciamo colazione. Ho appena finito di sistemare le cose, quindi possiamo dare questo qua, che è appunto ai quattro frutti alla Madison, che ormai l'ha finito. E per colazione io e la Selle mangeremo. Ok, mi ha chiesto il panino con i cicci, che sarebbe tipo il wurstel con il pane del toast. Quindi adesso mi sbrigo a darlo a mangiare alla Madison per poter preparare il panino alla mia principessa più grande. Qua posso fare il bis, quindi adesso farò un po' per preparare e per dar da mangiare a queste due pasticcione. Questo è il budino di latte e vaniglia.
ancora fame la pipa, quindi tocca nutrirla ancora un pochino. Dopo questo però basta, Maggie. Ok, dammi amore, adesso lo preparo subito. Ed ecco la mamma che fa la mamma. Siccome la Madison voleva continuare a mangiare, mi sono data da fare, ho alzato le chiappette e ho messo a riscaldare la padella per poter mettere su sia il pane che i wurstel per la colazione della sele. Ho riscaldato un pochino anche per me perché a vederlo sembrava molto buono. Da questa parte quasi finito. Gnam. Quasi pronto. Eccoci qua, un piattino lavato, quindi asciughiamolo per bene e impiattiamo le cosine della Selenita. Della luna, della luna, della Selena luna. Adi, qua metto le cose per una bella mattina. Prego. Perché voglio lasciarmi un pezzettino di spazio per la torta di ieri. Ora ve la faccio anche vedere. Mi sono stata interrotta da una chiamata di mia mamma ed è rimasto soltanto questo pezzettino qua di torta. Però raga, voi non potete capire quanto è buona. Si chiama torta de tres leches ecuatoriana e io sopra ci ho messo il durazno, che sarebbero le pesche sciroppate. È proprio mi sono tolta la pallina dal piercing, un secondo. Ok, sistemato, posso continuare a mangiare. Ok, siamo in salotto, colazione finita, vi mostro le mie principesse che stanno giocando. Anzi, la sera sta ancora finendo la colazione, ma ormai ha finito. Mamma mia, che brava la mia principessa. Da quella parte invece c'è la Madison, sempre accanto alla sua sorellona, perché altrimenti non è Madison. Madison, guardami! Ciao Madison, ciao! La sua sorellona, vi giuro che è innamorata proprio di lei. Ho detto mamma, Madison, cosa hai detto? Mamma, Madison, mamma, mamma, giuro l'ha detto, mamma, 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 l'ha detto, è vero che l'ha detto? L'hai sentita? Mamma non mi ripete il tuo. Mamma, mamma, non lo dice mai babbo, dice mamma un pochino, ma perché allora a volte mi sembra che dica mamma perché sente la Selena che mi chiama mia mamma, quindi lei la imita, però non sono sicura che ha ben compreso il significato. Credo più che altro che voglia copiare quello che dice la Sele. Comunque vi voglio anche togliere un dubbio, perché in ogni video e in ogni TikTok, in ogni reel che posto, mi trovo sempre la stessa domanda. Yusi, dove hai preso quella borsa foglie strass, che sarebbe questa qui, e anche quell'altra di Christian Dior? E in realtà me le ha mandate una pagina che si chiama così, ve la scrivo qua, e sarebbe la borsa Prada, che ha tutte le cose come Prada, ma in realtà non è originale, sono repliche fatte benissimo, benissimo, benissimo. Adesso io dentro c'ho un po' di cose, però comunque si può vedere. Ah, avevo fatto l'unboxing, ve lo lascio nelle prossime clip, e se vi interessasse qua vi lascio anche il mio codice sconto, e in descrizione vi allego anche il link dove poterle trovare. Questa, vi giuro che la stavo aspettando da troppo. La volevo prendere in Turchia, ma non l'ho fatto in tempo, perché mi si era bloccata la carta, come sapevate. Ed è una replica perfetta. Guardate un po'. In tutti i suoi dettagli. La cosa più bella è che è comunque fatta di un materiale pazzesco. All'interno troviamo anche questa qua, che sarebbe tipo la carta di autentificazione, con anche le bretelline che adesso io andrò a mettere. All'interno c'è sempre il suo logo, non tanto di codice di verifica che non riesco a mostrarvi, ma c'è. Non ho ancora aggiunto la bretellina, ma intanto si presenta in questo modo. Ci hanno mandato anche lui. Last bag, carta di autentificazione, che sarebbe questo qua, che in questo momento lo sta indossando la mia principessa bellissima. Non avete idea di quanto aspettavo di vedere questa invitazione. Vediamo un po'. Qua, come prima, tutte le cose di autentificazione più quel robino che non ho presente come si chiama, ma si aggancia alla borsa. Autentificazione. Ed eccolo qua, sempre dust bag. Adesso e a voi le parole, io la trovo veramente molto elegante, raffinata, stupenda, cristallosissima e proprio wow. Infatti la uso veramente molto spesso. Oh, è già arrivata la sera e so che sembra che il mio lavoro non sia per niente impegnativo, ma vi giuro che sono stata tutta la giornata praticamente con una pausa per mangiare a pranzo.
a sistemare, a editare degli un sacco di video. Poi dopo sto organizzando anche il compleanno della Madison, cercando di capire gli invitati, chi verrà, chi non verrà, le persone, i genitori. È un casino. Tra l'altro mi fa anche malissimo la schiena, domani non devo assolutamente per niente dimenticarmi di chiamare il medico di base, perché avrei dovuto chiamarlo prima, cioè oggi dopo pranzo, ma mi sono scordata. E qua c'è la Madison che mi sta guardando. Adesso è arrivato il momento della cena e dopo ci accompagnerete a fare la ninna, e le bimbe oggi dovranno fare anche il bagnetto. Quindi per pranzo io non so se è avanzato un po' della zuppa che abbiamo fatto oggi, che sarebbe il sancocio. Mangiamo sempre quella a cena, altrimenti vi aggiorno su che cosa mangeremo. La zuppa c'è ancora e lo so che ha un aspetto per niente invitante, ve lo giuro che lo so, e sono sicura che se qualcuno mi proponesse di mangiarla e non l'avessi mai assaggiata, avrei detto di no. Ma letteralmente mangio questo piatto da quando sono nata. Vi giuro, mi ricordo anche i miei quando me la preparava la mia nonna, mia mamma, tutti. Ed è super super buono. Adesso la riscaldo, poi ci aggiungo del tonno perché credo che lì non c'è. E sopra ci va il riso e il limone. C'è un sancocio che è quello che conoscono tutti. Questo qua è il sancocio personalizzato da mia nonna, la mamma di mia mamma, che lo chiamava così, lo faceva così e ce l'ha insegnato a fare così. Però è diverso, molto diverso mi pare. E però è buono lo stesso, anche se ha un aspetto poco invitante. Eccoci qua, noi stiamo già cenando. Questa è la mia pappa, questa è quella della Madison. Qua c'è anche la Selenita, che ci ha aggiunto anche lei il limone. E quello non è tanto bello. Come? È tanto bello, però il mio no. Il tuo più bello, c'è l'unicorno. E anche lei ovviamente si vuole far sentire. Ok, adesso che abbiamo finito di fare la pappa, tocca il bagnetto. Madison, quello serve per fare il bagnetto, non per mangiarselo. Hai appena mangiato. Vuoi? Tieni. Oh, wow. In realtà è un braccialetto. Ok, la tela è appena scaricata. Selenita, sei pronta? Sapone per Madison. Diamo il colpo di grazia al shampoo e balsamo della Sele, insieme a quello nuovo qua di Frozen. Raga, io penso che dalla mia faccia si veduta che sono veramente veramente cottissima. Comunque sono un sacco contenta. Alla Sele sono ricresciuti i capelli e li ho asciutti i capelli sia alla Madison che alla Sele. E alla Sele però gli ho fatto questi codini, visto che adesso mi sono ricresciuti i capelli. Guardate che belli i codini della principessa, quella più grande. A lei invece la notte non glieli faccio i codini. No. Adesso la Sele andrà nel suo lettino con una bella favola a dormire. E perché ti è diventata grande, ti è bravissima. Però la mamma ti tiene compagnia nel tuo lettino finché non ti addormenti, va bene? Certo, e adesso dobbiamo preparare anche il biberon per questa ciccia qua. Questo cicciono. Ed ecco qua, biberon pronto per la piccolina. Adesso dobbiamo lavare i denti di io la Sele.